Buongiorno a tutti, sono Luigi Onaraku, 5:25 di mattina del 30/8/2017. Volevo andare a letto, così da svegliarmi, massimo per le 11 domani, ma ho appena finito di vedere la serie live action di Death Note. Dato che è piaciuto il Naraku Point of View, devo fare il narrativo in più su questa serie a caldo, perché ragazzi siamo di fronte, penso, alla migliore rappresentazione di Death Note, che c'è sempre migliore dell'anime, migliore del manga, migliore di The Last Name, e per me dire migliore di The Last Name è tanto. Quindi inauguriamo, che in realtà era con lo scorso film, una serie di video di narrativo in più su Death Note. Non sarà l'ultimo, a fine video infatti sorpresa su quale sarà il prossimo point of view, un qualcosa che penso pochissimi di voi conoscano. E partiamo con il mio punto di vista riguardante Death Note, la serie televisiva giapponese di 11 episodi. Questa trama cercherò di tenerla meno spoiler possibile perché dovete viverla, però di base quella di Death Note riprende tutti i volumi con pesanti modifiche, ma ragazzi, in 11 episodi da 40-45 minuti l'uno prendono tutto, tutto, dalla caduta del quaderno alla morte di Light, con grandi modifiche. La trama di base è sempre la solita: cade un quaderno sulla Terra, Light lo trova, scopre che ha il potere di uccidere la gente e lo inizia a utilizzare diventando Kira, il dio del nuovo mondo che lui vuol creare senza nessun male. Per far questo ucciderà tutti i vari criminali, arriverà L che lo vorrà fermare perché anche L ha il suo ideale di giustizia e non reputa giusto uccidere per raggiungere questa giustizia. Ci sarà lo scontro tra i due, naturalmente ci sarà spoiler, comunque L morirà, entreranno in gioco Nier e Mello con lo scontro finale che porterà alla sconfitta Light. Bene o male, questa è la trama di Death Note, ed è la trama anche di questa serie, ragazzi. La trama è questa. Ma allora, perché ho iniziato questo video reputandolo la trasposizione migliore? Allora, partiamo dal presupposto che non è la storia originale. La storia originale, seppur inferiore secondo me a questa, è quella del manga. Quella è la storia originale, quella è la storia vera. Death Note è andato così. Però sentite che sto parlando andato così, perché anche se non sembra ci sono differenze sostanziali. Allora, le differenze le abbiamo nel metodo in cui avviene il tutto. Prima di tutto quanto si svolge nel giro di poco tempo. Non c'è il salto temporale tra Nier e Mello, la saga di Nier e Mello, che alla fine sono gli ultimi due episodi, tre episodi, li ho visti tutti di fila, quindi un attimo difficile, 2 episodi e mezzo dovrebbero essere, si svolge 1 o 2 giorni dopo la morte di L, o meglio, dopo che seppelliscono L, quindi diretto. Questo perché Nier è un personaggio che verrà sviluppato sin da subito, già dal quarto episodio viene sviluppato, e viene sviluppato in maniera molto interessante insieme a Mello, ma ne parliamo della parte dei personaggi. Per il resto ci sono piccole differenze che si trasforma in un'evoluzione incredibile della storia, tanto che io alla fine volevo vedere come finiva, perché nonostante io sappia il finale di Death Note, sappia in realtà alla fin fine tre finali diversi di Death Note, manga, film e la ciofeca che abbiamo analizzato volta scorsa, questo è un quarto finale che è superiore ancora a tutto quello che avevo finora visto. E ripeto, dovete guardarvi The Last Name, probabilmente porterò come ultimo video di questa quadrilogia, possiamo chiamarla, non penso mi interessi il punto di vista sul manga e sull'anime, però potrei portare la trilogia Death Note, Last Name e Save the World, ci potrebbe stare abbastanza, in cui dicevo perché era il mio preferito prima di questo, ma questo qua, ragazzi, lo so, mi sto impappinando, non è dritta e corretta come quella che ha fatto sul film di Netflix. Allora, quali sono le differenze sostanziali? Prima di tutto il comportamento di Light. Qua vediamo un Light che va molto più nell'azione, nel vivo, e che viene salvato. C'è più di un'occasione.
Normalmente in Deathloop cosa succedeva? Light aveva sempre tutto sotto controllo. Qua no, ma non è come in quello di Netflix perché Light è un coglione. No, no, no. Questo Light è esattamente quello del manga. Carattere fatto da Dio, segue la sua direzione, segue la sua via. Semplicemente è tutto molto più realistico. Ci sono momenti in cui nonostante la sua intelligenza e tutto, si trova nella M. Si trova messo male e otterrà aiuti inaspettati. Invece sono stati momenti in cui vedevo la differenza. Ray Palmer, vi ricordate tutti com'è andata quella parte della storia? Lui dà le buste. Ofelia. Lui dà le buste a Ray che deve scrivere i vari nomi. Questo è il caso del suicidio, poi c'è tutta la storia di Naomi Takeda. Ora, i personaggi ci sono, ma sono totalmente diversi e quello che svolge è totalmente diverso anche quello, perché cosa succede qua con Ren Pamber? Succede che Rei ottiene la busta ma non scrive il suo nome, si finge controllato da Kira e arriva a un confronto finale con Light, con Rei con la pistola contro Light, che in questo momento già capisce di essere messo davvero male, che verrà salvato da Misa. Misa PG identico all'originale, quindi nei personaggi ne parleremo poco di Misa a sto giro. Questo porterà all'evoluzione. Naomi Takeda non è la fidanzata di Rei, viene trasformato totalmente il suo personaggio in una maniera che non mi aspettavo, è stato un ottimo colpo di scena negli ultimi episodi e questo continua a portare a tutto il resto della trama esattamente come nel manga. Light e Misa si incontrano, c'è Rem a sto giro, ci sarà tutta la storia che Elle capisce che Misa è la seconda Kira, anche se si svolge leggermente diverso, molto più bello, secondo me come si svolge il tutto quanto, che vanno al concerto di Misa, che non è questa idol, chissà, ma fa parte di un gruppo, anche carina, i J-pop che cantano. Mi piace il J-pop, seguo le W, se qualcuno le conosce, mi piacciono parecchio le W. Mi piacevano, ormai dovrebbero far uscire quasi più nulla e poi un qualche altro cantante, qualche altra cantante seguo. Ma comunque si evolve, viene presa Misa, ci sarà Misa che abbandona il Death Note, Light che lo abbandona a sua volta, seppur sempre in maniera diversa. Non è un Light che abbandonerà il Death Note chiuso nella cella, sarà sempre chiuso nella cella, ma ci sarà il momento dell'abbandono che è totalmente diverso, è in un momento in cui Light è messo di nuovo alle strette, perché lei gli dà una macchina della verità, e quindi a prescindere da quale sia il suo piano, che comunque si sta realizzando, è costretto ad abbandonare il suo Death Note. E là partirà la saga della Yotsuba. Io, una delle cose che pensavo è, cavolo, 11 episodi, non posso mettere la saga della Yotsuba, se la mettono la rovinano, la farebbero cortissima, c'è tanta roba nella saga della Yotsuba, invece l'hanno fatta perfetta, identica, hanno cambiato poche cose, tipo chi è il... cioè, le cose che hanno cambiato è Misa non torna più a essere il... Ah, vabbè, però non posso dire... Vabbè, sapete che togliete quel fatto che non facevo troppi spoiler all'inizio. Ne farò tanti perché ho bisogno di questo flusso di coscienza, ho bisogno di liberarmi di questa cosa, di parlarne con voi perché davvero mi è piaciuto troppo. Misa non torna a essere Kira, non riprende gli occhi del dio della morte in questo momento, non ci sono i due stranieri, detective stranieri che aiutano Ellie, no, sarà direttamente Nier già da questo momento ad aiutare. Quindi già Nier entra direttamente, la sua presenza si inizia subito a sentire all'interno e questo porta a un riottenimento del Death Note da parte di Light nel modo esattamente già visto, la Coria gli piace saltare in questo momento e porta alla prima grande differenza, il confronto finale tra Light e L. Il rapporto tra i personaggi, ragazzi, è studiato molto meglio che nell'anime e nel manga. Nell'episodio finale, soprattutto ne parlerò alla fine di questa parte della storia, viene affrontato divinamente. Qua non è... Qua L è diverso sotto certi aspetti. Hanno tolto la sua parte strafottuta
non totalmente, ma in parte sì. Qua è un L che rischia e nel suo confronto finale rischia completamente. Rischia tutto. Confronto finale che poi ha anche delle novità perché il quaderno che Light aveva sotterrato viene rubato, entra già in scena. Presenta già in scena Teru Mikami, che sarà un pezzo chiave nel confronto tra Light e L. Light e L quindi si affronteranno come non è mai successo, e questo non ve lo spoilerò. Ci sarà proprio un confronto tra i due bellissimo, mi è piaciuto una marea quell'episodio che guarda caso è l'episodio 7, il confronto, anche se poi la morte ce n'è, anche se la morte ce n'è l'8, se non erro, vorrei dire una cavolata. Confronto fantastico, fatto davvero bene, in cui capisci che in questa versione L non è privo di sentimenti, modifica che mi è piaciuta, a differenza della modifica esagerata che c'è stata nel quello di Netflix in cui era troppo sentimentale, esageratamente sentimentale, qua non è che sentimentale, qua trova per la prima volta in vita sua un suo pari e questo gli accende qualcosa dentro. Ora le ragazze non iniziano a pensare agli yaoi, no, ma è come se te sei sempre stato solo, non hai mai conosciuto nessuno con cui rapportarti davvero, perché anche i suoi momenti con Nier, si vedono i momenti tra Nier e L, sono momenti in cui lo vedi che comunque lui capisce verso cosa sta andando, dal primo momento in cui si vedono insieme, la prima cosa che dice nella fine della prima scena è probabilmente sarai tu a mettere il tassello finale, lui sa che difficilmente finirà bene per lui, e allo stesso tempo vedi che è un rapporto comunque più distaccato di quello che crea con Light. Quello con Light è un rapporto, come ho già detto nello scorso, di due facce della stessa medaglia, che qua si evolve ulteriormente. Comunque, Ellie alla fine, come è giusto che sia per il proseguo della storia, almeno in questa versione, perché vedremo in The Last Stand che non sarà così, muore. Non vi dico come, questa parte ve la salto, come non vi dirò come morirà Light. Queste due parti saranno le uniche che salterò, perché anche la morte di Light ci sarebbe tantissimo da parlarne. E si entra quindi nella seconda parte, che ha però una base molto diversa da quella dell'anime. Nell'anime, che succede? Nell'anime Light prende il posto di L, diventa L. Rem muore per salvare Mizu uccidendo L. Watari muore. Qua la seconda parte, gli ultimi due episodi sono in un mondo totalmente diverso. Siamo in un mondo in cui Watari non muore, quindi c'è sempre Watari, Nier entra immediatamente in scena, Light non prende mai il posto di L, e cosa più importante, Soichiro Yagami, il padre di Light, non è come nell'anime che si fida ciecamente, inizia ad avere dei dubbi, inizia ad avere molti dubbi. Io qua mi chiedevo come sarebbe affrontato la fase finale, perché qua c'è subito Nier e Light, uno accanto all'altro a lavorare. Qua pensavo, ok, Mello potrebbe arrivare da un momento all'altro e poi vedremo come arriva, perché questa va spiegata nell'analisi del personaggio, però come si può evolvere? Colpo di scena assoluto. Una dei poliziotti che lavorava insieme a Light, Yagami Alto, rapisce Sayu e si ritorna alla saga di Mello che rapisce la sorella di Light. E qua cosa si scopre? Che era tutto un piano di Mello. Questo, quindi Mello rapisce Sayu, ottengono il Death Note in cambio, ma questo porta non a tutti quanti che vanno ad attaccare Mello con la morte del padre di Light, ma porta a un confronto bellissimo che arriva. Infatti Light riesce a scoprire il vero nome di questa gente, che non è altro che Tomita, che no, come cavolo si chiamava? Non si chiamava così. Giocando a Nioh mi vengono in mente troppi nomi giapponesi. Comunque non è quella tizia, è quella che ci sarebbe nella saga iniziale, che gli racconta tutte le baggianate, il nome falso e altro, Light ci prova a uccidere, a cavolo non la riesco a uccidere, alla fine ci riesce. Quella di Naomi qualcosa era il nome se non sbaglio. Boh, potrei dire cavolate. Quel nome non mi ricordo, comunque è la sua versione, in quanto viene detto alla fine che ha lavorato insieme a L in passato e salvata la vita, tutto
tutte citazioni a un libro, a un libro di Dayton che parla dell'assassino, che forse ce l'ho anche quel libro, potrei anche averlo, non ricordo. Penso di averlo, quella light novel che parla del caso Pre-Kira di Elle. Comunque, lei quindi rapisce Sayu, ci sarà un confronto, Light tramite Mikami e Nisa, che intanto ha riottenuto i poteri, riesce a sapere il nome, riesce a controllarla e a farsi ridare il quaderno, mentre la manda praticamente a suicidarsi e a cercare di portare dietro con sé Mello, cosa che non riescono. Il problema qual è? Nel momento esatto in cui lui riprende il quaderno, appare alle sue spalle suo padre, che ha avvisato da un video che Elle gli aveva lasciato e dalle ultime parole di quest'ultimo, ovvero tieni sempre aperti gli occhi, va a effettuare un ultimo confronto con Light nel modo visivamente più bello possibile. Ovvero, Light ha le spalle al muro, sta provando a inventarsi tutte le scuse per convincere il padre che non è Kira, con un Dayton dietro la schiena, e il padre fa l'unica cosa che può fare. Prende il Dayton e scrive il suo stesso nome. Perché se davvero quello non è il Death Note, non gli può succedere nulla. E prima di morire prova a distruggere il quaderno. In quel momento però esce fuori la vera natura di Light. Kira prende il sopravvento su di lui e lo porta a un confronto fisico col padre per bloccarlo dalla distruzione del quaderno. Il padre muore e là Light ottiene l'ultima parte che gli serviva. Mi pare molto di vedere Dexter in questa parte, il momento in cui Dexter ha dovuto uccidere la sorella. Ovvero il momento in cui capisci che ci sono dei sacrifici da fare pesanti. Non so chi di voi ha visto Dexter. Ok, magari vi ho fatto lo spoiler della vita e vi chiedo scusa, però Dexter arriva a uccidere la sorella per eutanasia. Qua Light vede il padre davanti a lui morire. Morire a causa sua, ma non ci rimane male. Lui lo dice immediatamente, era un sacrificio necessario per l'avvento di Kira. Si inventa la scusa che è stata la tizia a ucciderlo, che secondo me si chiama davvero Itomi nella serie, è stata lei a ucciderlo, va avanti ancora la storia così, Mello alla fine è rimasto ferito, decide di lasciare tutto in mano a Nier, e forse vi sembra un po' strano questo scambio tra Nier e Mello, ma vi ripeto, nella parte personaggi tra Nier e Mello ci sarà tanto da dire. Studiati alla perfezione, preferisco loro all'originale. Io i Nier e Mello originali, tutta la saga l'ho detestata. Nier era un bamboccio da schifo, Mello era un cretino, tutta la soluzione finale, ma anche qua la soluzione finale di come è finita non mi è aggrata molto perché non l'hanno neanche spiegata, però vabbè. Arriviamo quindi a che tutto viene preparato per il confronto finale, che avviene esattamente come nel manga e nell'anime. Eccetto la fine. Il confronto è quello. Ci sono Nier davanti, Teru nascosto, Light, discutono, mica Teru scrive il nome di Nier non prende perché hanno fatto lo scambio, Light l'aveva già pensato, aveva un altro quaderno, non passa comunque, non viene spiegato il secondo scambio quando è stato fatto, ragazzi. Questo un pochino mi ha rotto perché non spieghi come ha fatto Nier a effettuare il secondo scambio a sapere tutto quanto. Questo lo lasciano all'immaginazione, la motivazione sarà la stessa. No, Dio, non può essere la stessa perché Mello non muore. Quindi rimane un attimino il dubbio di come ha fatto Nier a fare un secondo scambio. Comunque Nier ha dietro il quaderno, tutti quanti in realtà erano d'accordo con Nier perché si fidavano delle parole del sovrintendente che aveva detto io vado a parlare con mio figlio, se muoio non fidatevi di lui, aiutate Nier. Quindi tutto è andato fuori dai piani di Light, che proverà in gesti estremi a salvarsi per poi morire. E ragazzi, la scena della morte di Light non è quella dell'anime. Non è mai vista in un Death Note attualmente, in nessuna versione. Questa morte, vi posso dire solo una cosa. Non voglio spoilervi come, ma la scena finale che mi è piaciuta di... Ci sono due scene finali che mi sono piaciute una marea. Una è Ryuk che prima di andarsene via per sempre
Dice apertamente: Light, tu me l'hai dimostrato. E questo si riferisce a una cosa che Luke dice spesso a Light, ovvero dimostrami che un umano che prende il Death Note non vive una vita miserabile, non è triste, non cade, non vive una vita miserabile. E nonostante come finirà Light, Light ha dimostrato di essere una persona che ha seguito il suo ideale. Ed è morto per questo ideale. La morte di Light è molto più pesante che nelle altre versioni, ragazzi. Ora, la cosa che mi è dispiaciuta abbastanza sono le conseguenze della morte di Light, perché non si vede cosa succede dopo. C'è una motivazione che vi dirò a fine video del perché, che porterà al terzo video nell'arco punto view su Death Note. Quindi è collegato direttamente al prossimo video. Magari alcuni di voi, quelli che seguono di più il franchise, lo sanno. Io l'ho scoperto oggi, già mi sono attrezzato in modo da domani vedere quello che devo vedere e fare la recensione da far uscire nei prossimi giorni. Le scene finali non sono quelle che avrei voluto. Avrei voluto vedere come si è evoluta la situazione, come ogni persona si è ha vissuto, ma si sa che Misa ha di nuovo dimenticato tutto. Però non si sa quanto ha dimenticato, perché la invitano a pranzo, le dice: ah, ok, però aspettavo qualcosa da fare, ah no, non mi ricordo cos'era. Quanto ha dimenticato? Non dovrebbe aver dimenticato Light, quindi come avrà preso la morte? Perché ho già due volte lo scambio degli occhi. Capite che comunque non vivrà molto. Teru, a differenza dell'originale, che praticamente perde la ragione, qua rimane fedele a Light fino alla fine e perde la memoria anche lui, causa distruzione del quaderno. Quindi Teru bisognerà vedere come potranno affrontarlo, perché tecnicamente lui non è più Kira, non ha più ricordi né altro. E la scena finale è molto, molto bella. Ora ragazzi, se non volete saperla, saltate questa piccola parte, andate avanti di un po' di minuti, finché non vedete la scritta e i personaggi. Rimane comunque un paio, 5 secondi circa. Vi do 5 secondi. Allora, vi avevo detto che c'era che il padre di Light, tramite un video lasciato da L, decideva di non fidarsi del figlio, di seguire questa sensazione che aveva L stesso. E le ha lasciato vari video, anche nella parte finale c'è un video rivolto a Light che dice: ah, Light, mi hai sconfitto, ma a volte la becchi te, ho vinto io nonostante tutto. Ha lasciato un video a Nier. E la scena finale sono Watari e Nier davanti alla tomba di L, una volta finito tutto, dopo la morte di Light, con Nier che dice a Watari: c'è un ultimo filmato di L, posso vederlo? E questo filmato mostra L che ringrazia Nier per aver finito tutto e ringrazia Light. Ringrazia Light dicendogli che potrebbe diventare un ottimo detective insieme a Nier. Poi si spegne, poi si riaccende e dice apertamente: ci sono poche possibilità che questo filmato vada riprodotto, ma non si sa mai. Questa è la prova della differenza del rapporto che c'è tra Light e L, cosa che si vede anche nel confronto finale, parecchio pesante, che è molto diverso da quello che eravamo abituati qua. E lo dice anche Nier: L non vuole che Light sia Kira. È diverso dall'anime in cui L lo dice apertamente: mi rode che tu non sia Kira. E litigano, no. Qua L arriva a non volere che Light sia Kira, perché davvero è la prima volta, lui lo vede davvero come un amico, non sono le menzogne di L che ha affrontato nell'anime, tutto quanto. Nier lo dice, lui era restio a voler dire a tutti la tua vera identità, perché lui cercava di capirti, è davvero, davvero bella. Poi magari a molti non piace questa versione, però io la reputo oggi, avendole viste tutte e quattro, tutte e cinque contando l'anime, la migliore. E ora andiamo a parlare un attimino dei personaggi, perché c'è molto da dire su alcuni. I personaggi. Allora,
Su molti avremo molto poco da dire. Misa, ad esempio, Misa è identica, solitochetta, totalmente pazza di Light, totalmente sottomessa. Teru Mikami, identico, solo ancora più diligente, perché il Teru nella storia originale a un certo punto crolla al vedere che Light sta perdendo. Qua no, qua Teru continua a essere imperterrito, rimane dritto e rigoroso. Quindi migliore che nella storia originale, i vari poliziotti, Mojima, Masuda e gli altri identici. Soichiro Yagami, sì, sto andando veloce per riuscire poi a parlare di quelli più interessanti. Soichiro Yagami, diverso, molto diverso come personaggio. Non è il padre che ha il paraocchi come nell'anime, che era esagerato, molto probabilmente. Non ha il paraocchi. Quando c'è da dubitare del figlio, dubita del figlio. E arriva davvero a credere più a L che a lui. Arriva a credere più a L, a voler dar ragione a L quando dice che Light è Kira, arrivando a un confronto. Ma nonostante questo continua a essere un padre. Lui fa il sacrificio finale nella speranza che questo smuova Light, faccia risvegliare Light. Perché io lo continuo a dire, Light di base non è cattivo, viene totalmente consumato dal Death Note. Non che il Death Note abbia poteri negativi, assolutamente, oddio, il potere Death Note è negativo, ma non è che se te hai il Death Note ti diventi un mostro. No, è che l'idea è te poi il Death Note non usarlo mai, lo tieni al sicuro in modo che nessuno lo possa usare. Light lo usa per un qualcosa di buono, si vede anche il peso le prime volte che lo usa, quando salva il padre, perché c'è una scena in cui salverà suo padre all'inizio, lo vedi tremante, lo vedi proprio che c'ha il peso di fare quello che deve fare. È umano, ma non umano da snaturare il personaggio come è già successo, è umano nel giusto. Lui cerca di far riaffiorare questa umanità ottenendo in realtà l'effetto contrario, dando modo a Light di capire che tutti sono sacrificabili per arrivare al successo. È diverso dalla morte che ha nella storia, perché la morte che ha nella storia comunque, nella sua originale, è lui che affronta Mello dopo aver preso gli occhi dello Shinigami in quella battaglia, cercando di far cambiare Mello, dicendo ah, sono figlio, tu non sei Kira, e comunque una morte serena. Qua il padre muore nel tormento, muore nella delusione di aver sbagliato, prendendosi la colpa della nascita di Kira. È un personaggio molto più tormentato, che rimane tormentato fino alla fine. Non c'è l'happy ending per lui come c'era per la sua versione animata muore felice, perché muore con la consapevolezza, anche se sbagliata, che suo figlio non è Kira. Lui qua invece si sacrifica apposta per il figlio, per pagare un peccato che non è suo, che però vede suo in quanto è un genitore. Davvero la dimostrazione perfetta di com'è un genitore. Nella realtà un padre che vuol bene al figlio probabilmente farebbe la stessa identica cosa. Ora io non la farei, ma non perché non vorrei bene a mio figlio, ma perché è una mentalità totalmente diversa. Poi posso dire adesso non la farei, che poi nell'occasione la faccio anch'io. Però posso capire che come sacrificio che fa è più simbolico che vero. Cioè lui sa che morendo lui non cambia la situazione. Dà maggiori motivazioni a tutti quanti per credere che il figlio sia Kira, lo mette in una situazione ancora più di svantaggio. Però vorrebbe che sia lui a costituirsi, cosa che non accade. Watari non ha modifiche, è esattamente il Watari che conosciamo, solo che rimane in vita, cioè, diciamo rimane in vita, ha la battuta carina, prima con L e poi con Near, che fanno delle richieste prepotenti, è carino, solito vecchietto, non è il mega figore di Netflix, rimane in vita, oh, Watari, almeno una volta, ti ha fatto rimanere in vita, sono felice per te, sono felice per te, Watari. Mi è piaciuto però Watari, esattamente come doveva essere, come me lo immaginavo. Oddio, forse quello di The Last Name e Death Note è un po' meglio, però qua parliamo di gusti fisici, è comunque un vecchio. Dovremmo chiedere a Manganelli cosa ne pensa, dato che lui ha quel brio negli occhi quando vedi i vecchietti. Poi, Naomi, più o meno lo stesso personaggio, quasi finge prima
Poliziotta infiltrata di L cambia relativamente. Arriviamo a parlare dei due protagonisti e poi di Near, che è il personaggio più cambiato in assoluto. Anzi, quelli della Yotsuba, identici, uguali. Light non ha veri e propri cambiamenti rispetto all'anime. Subisce più le cose semplicemente. C'è il Light dell'anime, guardando la versione Netflix e la versione questa, ho notato che esagera, che volutamente, esageratamente freddo e calcolatore in troppe evenienze. Anche la prima volta che ammazza qualcuno, ok, sta male tutto quanto, però è eccessivo. Anche perché è un anime, è un manga, è difficile far vedere i momenti d'ansia, di danno fisico e psicologico, poi in azione l'attore riesce a fare un lavoro che è la perfezione, applausi assoluti, ha ottenuto quello che si voleva, riesce, cosa che non pensavo fosse tanto possibile, a dare il cambio di Light, perché se voi vedete l'anime, noterete che a un certo punto in poi gli occhi di Light vengono disegnati alla Seto Kaiba. Poi, quando lasci i ricordi, vengono ridisegnati tondi. Lui riesce a darti la stessa impressione. Riesce a fare dei visi da Kira, bella Ryuka gli dice, ah, stai avendo il viso da Kira, citando le tavole originali di Obata. Riusciamo ad avere un Light perfetto in alcune cose più umano, ma le cose in cui è più umano sono quelle che avrei voluto vedere nell'anime, nel manga. A gusto personale, non è però chissà quanto umano in più, ragazzi. Intelligentissimo, calcola tutto. Questa serie però è meno spiegoni, calcoloni e altro, è più azione, più introspezione dei personaggi, rapporti tra di loro, quello che c'è dietro. Quindi sognatevi quegli spiegoni da 5 minuti di come Light fa le cose. Flashback rapido, 2-3 minuti, si torna subito nel vivo dell'azione e il rapporto tra i personaggi, la cosa principale, e il rapporto che Light ha col padre, con L, è trattato divinamente. Il rapporto con L anche dalla parte di Light è diverso, perché Light lo dice alla morte di L. Lui avrebbe voluto che L vedesse il mondo. Light vede davvero L come suo amico, perché? Perché lo vede come rivale, come l'unica persona con cui si è davvero potuto confrontare allo stesso livello. Questo lo porta comunque a provare affetto, anche se distorto nel suo modo di provarlo, verso il ragazzo. Affetto che arriva nel dolore nel momento in cui L morirà. Ogni ostacolo tra Light e il confacimento del suo sogno di Kira onnipotente, ogni ostacolo non assassino, quindi non le persone che uccide perché hanno ucciso, ma tutti gli altri, escluso Near lo vorrà uccidere per il fatto che è in combutta con Mello per il rapimento della sorella e tutto quanto. Con Near ha proprio un odio dietro, anche perché non ci sono legami. Dopo la morte di L si estranea, perde l'unico amico e questo lo fa cadere ancora di più in una spirale di odio. Il rapporto, lui, ogni persona la vede come un sacrificio, come un peso sempre di più. È un Light che alla fine lo dice, lo fa capire che ha un peso enorme, che il voler diventare Kira non lo porta in una situazione in cui sarà felice. Ryuk dice alla fine, come ho detto, mi hai dimostrato che non vivi una vita miserabile, ma non perché vivi una vita felice, ma perché Light in quest'opera riconosce il peso delle sue azioni, o meglio il peso che avrà dalle sue azioni, comunque ritiene giusto ogni cosa, ma non si arrende. Cerca sempre il modo di andare avanti, e anche all'ultimo, nella scena della sua morte, lui non si arrenderà. Arriverà sino alla fine, arrivando addirittura a fare una richiesta che non mi sarei mai aspettato dal personaggio, che non è uscire dal personaggio, secondo me, ma è portarlo all'attimo finale, a quello che io ho sentito che mancava. Come finale però, come morte, posso capire che a molti non piacerà. La morte di Light in questa serie non piacerà a molti perché cambia totalmente rispetto all'opera. Mi va bene, però ci può stare.
Dimenticavo di parlare di Ryuk, prima di L parliamo di Ryuk. Ryuk qua è un buffone, scordiamoci l'evoluzione molto positiva che aveva Ryuk in Netflix, l'unico PG che reputo insieme a Mia davvero buono nell'opera. Qua è il classico buffone, qua si diverte, fa battute molto belle, cioè sono proprio delle movenze, tutto fantastico. È un'involuzione rispetto a Ryuk della serie, e Ryuk della serie rimane comunque un personaggio che fa battute e altro, ma senti la sua forza, senti il fatto di doverlo temere, questo Ryuk no, non lo temerai mai. E lui inizia per la noia, non si affeziona a Light, questo rimaniamo, non è affezionato a Light, è neutrale, però è interessato a vedere più che il Ryuk originale che voleva solo divertirsi. Nel momento in cui è finito il divertimento, se ne straforte, questo Ryuk vuole una risposta, inizialmente era così, poi vuole la risposta, se è possibile non vivere una vita miserabile, non morire nel dolore, nella tristezza, e ottiene la sua risposta. Ottiene la sua risposta e ringrazia Light salutandolo, prendendolo anche un po' in giro dicendolo addio messia. Però ottiene la sua risposta. Rem, anche lei non muore. Però poco da dire, Rem nella prima metà è identica, poi sparisce, non fa più nulla per il fatto dello scambio dei quaderni, quindi non è più attaccata a Misa. Sono gusti, a me non è piaciuto un granché, però potevano giocarselo un pochino di più il fatto che c'erano due Shinigami, anche i rapporti che hanno i Shinigami con L, con il Realto sono ridotti al minimo, c'è cioè, praticamente solo Ryuk con qualche battuta con i vari personaggi, potevano usare un po' meglio. L è identico, esattamente come Light, identico all'originale, però è più evoluto nei rapporti, e parlo di tutti i rapporti, è più evoluto nel rapporto con Yagami. Dice chiaramente che per lui era come un pa che per lui è come un padre. Ah, come dice, se non sbaglio, anche nell'anime, ma si vede proprio che c'è un rapporto d'amicizia tra loro. Non lo considera suo amico, lo considera un collega, ma comunque un collega stretto. Con Light c'è un rapporto che arriva all'amicizia più pura, il fatto stesso che abbia registrato quel video. Anche se dice che ha uno 0,1% di mostrarlo, dimostra che una parte di sé continua a sperare che Light non sia Kira. Ci saranno diverse scene, ragazzi, in cui lo capirete che c'è davvero amicizia tra i due e non è come nell'originale in cui è solo menzogna L. Rapporto con Nier che finalmente si vede distaccato, il che porta Mello ad avere le reazioni che ama. Analizzeremo subito il perché parlo di Nier, non parlo di Mello e tutto quanto. Gran personaggio, intelligente, perfetto. La sua fine è sofferta, ma possiamo dire che questa volta L ha vinto nella sua sconfitta più che nell'anime. E infine Nier. Su Nier si può scrivere un libro su Nier di questa opera. Allora, loro hanno voluto ridurre tutto in 11 episodi. Volevano mettere la saga di Nier di Mello e l'hanno messa tutta, cioè c'è tutto della saga di Nier di Mello. Il problema è che aggiungere due personaggi sarebbe stato pesante. Hanno trovato la soluzione perfetta. Nier è un bambino e l'attore che lo fa è una ragazzina. Potrebbe addirittura essere la ragazzina che ha fatto Negi Sensei in Negima, ma non sono sicuro, non penso, però potrebbe essere. E chiaramente la bambina, basta vedere le movenze e tutto, è una femmina, sono sicuro al 99%, ero anche sicuro che Priscilla fosse femmina, ma quello era un caso a parte. Come hanno fatto a ovviare al fatto di Mello doppia personalità? Nier viene introdotto con una bambola ventriloqua di Mello che parla con una voce più profonda, più da maschio, aggressivo, doppia personalità, che però lui deve tenere sotto controllo, Watari lo sa, L lo sa, personalità molto violenta, c'è una scena in cui si fa capire che ammazza una persona, ma non sappiamo se è stato Kira ad ammazzarlo, Kira o uno dei vari Kira, oppure lui, perché comunque si vede che si tiene al cuore, ma l'ha messo lui così per fingere che sia stato, è stato Kira ad ammazzarlo, non è ben chiara come cosa, è però chiaro che è un personaggio fatto molto bene,
Non è come il Nier originale che aveva L come visione massima. Qua è un Nier che collabora già con L, nonostante abbia l'età di quello del... Forse no, è anche più piccolo di quello dell'anime. Collabora già con L lo considera già il suo braccio destro, viene definito anche il cervello di L da lui stesso, da L stesso a un certo punto. Ha già l'approvazione di L. L'unica cosa che vuole è vederlo vincere. L'altro suo lato Mello invece lo vuol vedere al massimo, altrimenti prenderne il posto. Dice più volte uccidiamo L, uccidiamo Kira. Molto più violento, ma alla fine verrà soggiogato da Nier stesso, perché Mello in tutto quanto il piano farà finta di prendere il controllo, ma alla fine capiremo che Nier stesso aveva ordito il piano del rapimento di Sayu per farsi odiare. A differenza del Nier originale, che non ha le palle, lo dice lui stesso, non ha le iniziative e altro, questo Nier è un Nier molto più diretto, molto più simile a L, capace di trucchi. Chi è altro, non viene spiegato come li fa, non viene spiegato, ma penso che utilizzi vari agenti, Moji eccetera, nei momenti in cui Light non se l'aspetta. Mi è piaciuto davvero tanto come PG Nier, consiglio a tutti di guardarlo e di studiarselo bene. Si possono fare tesi su PG sul fatto che inizialmente è ventriloquo, poi lascia perdere la bambola una volta che arriva con L. La persona di Nier rimane l'unica, la morte di L, Mello prende il sopravvento, pare farlo. Tutto quello che lui voleva non era superare L, non è, anzi non è superare L, ma esaudire le sue ultime volontà come segno di rispetto per quello che per lui era suo padre praticamente, la sua figura paterna. E direi che i personaggi li abbiamo analizzati tutti. Infine, quindi, i miei pareri personali. Death Note, la serie televisiva in 11 episodi, è la massima rappresentazione dell'opera. Io non sono un fan di Death Note, l'ho letto un'ottima storia nei primi 7 volumi, non mi è piaciuta la saga di Nier e di Mello e come è finita. Qua sono riuscito ad apprezzare il personaggio di Nier per come è fatto, ho apprezzato la storia nei suoi momenti finali. E me la sono divorata. Ho avuto appena finita la recensione. Il giorno dopo, però ho visto che il giorno dopo di San Marino, lunedì, ho iniziato la serie in 2 giorni, praticamente, se non erro, oggi cos'è, mercoledì. In 2 giorni me la sono finita. La serie è disponibile su Vivid, in subbato in italiano, quindi guardatela ragazzi, vale assolutamente la pena. Se siete fan di Death Note non potete non guardarla. È la massima rappresentazione dell'opera di Obata. Viene preso tutto quello che hanno messo nel fumetto e viene portato alla magnificenza. Lo reputo un'opera molto più bella del fumetto, seppur meno cervellotica. Preferisco vedere, leggermi tipo la saga della Yotsuba nel fumetto, perché qua viene raccolta in un episodio e mezzo, ma è un puro gusto personale. Come opera completa vale molto di più, è più godibile, è molto più facile da seguire. Il fumetto può essere pesante per alcuni, magari per i più giovani può essere abbastanza pesante. Non ha il livello di 20th Century Boy, su cui parleremo, ragazzi. Aspettate che arriviamo a parlare di Araki o altro in questa rubrica e ci divertiremo parecchio. Davvero una grande opera. Consiglio a chiunque di vedersela. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, un messaggio privato. Il prossimo episodio di Nalak Point of View rimarrà su Death Note. Penso che farò in questa rubrica, salvo qualche episodio singolo, magari con le altre serie che faccio, ne uscirà uno su Final Fantasy XV che sarebbe uscito a questo punto, ma ho preferito fare questo sulla serie. Sarà sul film Death Note 2016. Alla fine della serie viene proprio detto che c'è questo film. In pratica, vi ricordate che ho sempre parlato della trilogia Death Note, The Last Name, Hell Save the World. Tecnicamente Hell Save the World viene messo come spin-off, è messo al terzo posto questo Death Note 2016 a Light of New Hope, tipo, come si chiama? No, aspetta, però se faccio così finisce male. Death Note Light Up the New World, storia originale ambientata 10 anni dopo la morte di Light.
Dalla base ho visto che c'è lo Shinigami, perché c'erano delle immagini quando c'era lo Shinigami là, quello a sarcofago egizio. La base è una storia abbastanza che mi preoccupa. Domani me lo vedo, domani probabilmente o domani nei prossimi giorni, prima che ritorno al lavoro me lo vedrò, farò già il video. Ho presentimenti abbastanza negativi, però è sempre un'opera giapponese. Sono riusciti a fare qualcosa di davvero bello con questa serie. Vuole essere un continuo di questa serie, forse. Non ho capito bene se la vogliono fare continuo di questa serie o dei film, dato che su Vivid, dove il film è disponibile, è messo come terzo episodio dopo The Last Name. Voglio capire bene in quale macro universo viene svolto in quanto in base a quello capirò anche come affrontarlo, con che occhio critico. Vi ringrazio quindi per avermi seguito, ditemi voi cosa ne pensate, se conoscevate questa serie o no. Non penso poter lasciare il link alla serie stessa in descrizione, ma vi ripeto, Vivid, registrazione gratuita, serie televisive, Death Note, 11 episodi ragazzi. Ne vale la pena, sono 8 ore, in una giornata potete farvi un maratone e guardarvela tutti. La sto consigliando, è davvero bella. Grazie di tutto e soprattutto grazie per avermi dato occasione di fare questa serie che, tolto Undertale, è di sicuro la serie che più mi piace fare. Non ho avuto tempo di farla in quello tempo e sì, Undertale arriverà ragazzi, ma non ci sto lavorando solo io, è un lavoro di tante persone, quindi ci vorrà tanto tempo. Tanto tanto tempo, molto più del previsto, ma arriverà. Arriverà Feliciano, quando deciderà di farmelo arrivare, arriverà. Grazie ancora e noi ci vediamo settimana prossima con questo Death Note, The Light to the New World. 6 quaderni. 2 ore e 11. La vedo nera. Capita? Alla prossima. Ah sì, dimenticavo. Nel caso ci sia qualcosa che volete che appaia in questa rubrica, commento sotto. Niente di troppo lungo, ragazzi. O meglio, consigliatemelo pure, ma non ditemi Dexter, perché arrivo, dovrei rivedermelo tutto per fare davvero una roba buona. Supernatural o queste cose qua. Rimaniamo su roba che in una domenica, se mi metto, me la vedo tutta. Altrimenti dovrei fare tante puntate, un po' come qua la Death Note. Ci può stare, ma anche no. Quindi cercate, se mi consigliate, roba abbastanza corta. Provate magari con roba lunga, magari è roba che ho visto e conosco molto bene, su cui posso parlare così. Naturalmente i video saranno sempre così lunghi, ragazzi. State tranquilli quando si parla di flussi di coscienza. Figuriamoci. In training insegna. E a sto giro, come ha detto L, questa volta davvero. Alla prossima.